Buongiorno a tutti, sono Vincenzo Cassaniti, sono il vicepresidente della SD Etna Spirit di lingua glossa, per chi non mi conosce, e responsabile dell'organizzazione della prima cronoscalata del mountain bike Etna Nord che si terrà qui a Etna Nord domenica 9 agosto. Niente, volevo fare questo video, spero sia utile, per far capire magari a qualcuno, qualche biker che verrà da fuori o magari qualche biker di casa che non conosce questi sentieri, come è composto il sentiero e come si svolgerà in linea di massima la gara. Vi preannuncio che la gara è divisa in quattro settori. Qua siamo nell'area di partenza, che in base alle normative Covid viene inquadrata come zona verde, come area verde, quindi dove accedono solo gli atleti, lo staff, il cronometrista e il giudice di gara. La partenza sarà singola, quindi individuale. I biker partiranno distanziati di un minuto qui da questo piazzale. Ora vi mostro un attimino dove siamo. Questa è l'area di partenza. Già siamo direttamente sullo sterrato. Questa che vedete è la strada regionale Mare Neve, che collega Lingua Glossa a Piano Provenzana. E qui siamo al tornante numero 6 della strada regionale Mare Neve, siamo a circa 5 km, 4 km e mezzo da Lingua Glossa. Quindi da qui partiranno tutti i partecipanti alla manifestazione. Qui poco più avanti ci sarà il giudice di gara, il cronometrista, e prenderà inizio la cronoscalata. Qui finisce il primo settore del percorso di gara della cronoscalata. Abbiamo percorso la strada che collegava la strada regionale Mare Neve al cancello del Demanio Crisimo, dove siamo in questo momento. Abbiamo percorso circa 2 km 700 metri e 150 metri di dislivello. Quindi il primo tratto ha una pendenza media del 5,5, fondo bello battuto, molto veloce, misto tra sabbia vulcanica bella battuta e un po' di basolato. Il giorno della gara troverete questo cancello aperto, qui c'è la freccia che indica l'ingresso all'interno del demanio. Ci affrontiamo a percorrere il secondo settore, che è tutto all'interno del demanio di Montecrisimo. È circa 3 km lungo, tutta salita ovviamente, 250 metri di dislivello in questo secondo settore, pendenza media 8,6, quindi c'è qualche strappetto al 13-14, ma come vedrete comunque è molto pedalabile e tutta sotto bosco, quindi al fresco. Queste sono le fettucce di segnalazione che troverete lungo tutto il percorso. Sono dislocate ogni 200-300 metri, così da capire che siete sul percorso giusto, anche se come vedete non è che è molto facile perdersi su queste strade, comunque molto larghe e ben segnalate. Ci troviamo nei pressi del rifugio di Montecrisimo, quindi non si sale verso il rifugio ma si passa da dietro. Comunque troverete le giuste segnalazioni per non sbagliare.
Allora, siamo giunti alla fine del secondo settore e alla fine del demanio di Montecrisimo. Vedete qua queste due frecce gialle, indicano la direzione esatta per uscire dal demanio, dal cancello del lato superiore, che vedete in questo momento di fronte a voi chiuso, ma quel giorno ovviamente sarà aperto. Quindi siamo giunti alla fine del secondo settore, abbiamo percorso questa salita di 3 km e da qui inizia, dopo questo cancello inizia il terzo settore, quello che praticamente è meno impegnativo di tutto il percorso di gara, che porta da questo cancello, dal cancello di Montecrisimo alla Tozza Pinazzo, porta a Piano Pernicana. Parliamo di altri 3 km di percorso, ma con soli 100 metri di dislivello, quindi al 3,5% di 3,5-3,4% di pendenza media. Vedrete che comunque è molto semplice, qui si recupera un attimino, si rifiata, ci sono anche due o tre piccole discese non particolarmente tecniche, per poi giungere. Sulla colata lavica nel 1865, di fronte l'Etna, anche se oggi nascosta da qualche nuvola. Passaggio sulla colata lavica del 2002. Attenzione a questo paio di curve, sono molto veloci, ma ad un certo punto la curva chiude e bisogna stare molto attenti in questo esatto punto. La strada tende ad andare dritto, e quindi è abbastanza pericoloso. Qui siamo al bivio del sentiero Zappinazzo con Piano Pernicana. Troverete personale qui che chiude la strada e queste indicazioni che portano verso Piano Pernicana. La solita striscia gialla, la solita freccia rossa sul fondo giallo. Da qui inizia l'ultima parte, il terzo settore, questa massicciata di pietra lavica, di basalto lavico, che porta a Piano Pernicana. Ecco, c'è il bivio per Piano Pernicana, c'è la freccia, la solita freccia segnaletica che indica la deviazione a destra del percorso, e ci inoltriamo all'interno proprio di Piano Pernicana e della Pineta Ragabo. E qui mancheranno circa 300-400 metri per la fine del settore e quindi per l'inizio del single track. Attenzione in questa parte, che per evitare le persone che domenica vengono a fare picnic in quest'area, in quest'area di Piano Pernicana, in quest'area attrezzata, abbiamo fatto una deviazione all'interno della pineta. Comunque è segnata e pomeriggio verrà anche tracciata e ripulita. Eccoci arrivati alla fine del terzo settore, siamo a Piano Pernicana. Qui di fronte a voi c'è una fettuccia stesa e una delle ultime, uno degli ultimi pannelli di segnalazione
che indica praticamente l'inizio del single track che porta all'arrivo di questa cronoscalata, porta all'interno del rifugio Clan dei Ragazzi a 1500 metri. Questo single track misura all'incirca 750 metri, mediamente facile, ha qualche piccolo strappetto o tratto leggermente più tecnico, con qualche radice, ma nulla di insuperabile. La pendenza media è del 9,5%, ma essendo di 750 metri è abbastanza breve, non si sente. Come vedete, il tratto del single track è battuto benissimo, pulito da eventuali pinne, aghi, rametti, tutto all'ombra in mezzo alla pineta. Diciamo che il contatto con la natura non manca, è molto scorrevole il terreno. Eccoci arrivati a 100 metri dall'arrivo. Qui si entra all'interno dell'area privata del rifugio Clan dei Ragazzi. Abbiamo realizzato questo sentiero apposta per creare un arrivo più dolce. Qui siamo a soli 50 metri dall'arrivo. Questa rampetta con l'erba, qui siamo già all'interno, vicino alle casette, i bungalow del clan, per poi arrivare in questo spiazzo di fronte a voi, dove tra questi alberi di fronte ci sarà posto il cartellone di arrivo della cronoscalata, proprio in questo punto qui. Allora, questo video di ricognizione del percorso termina qui al rifugio Clan dei Ragazzi, in questa area messaci a disposizione dall'amico Ugo, che gestisce il clan. E in quest'area ci sarà sia l'area di arrivo della cronoscalata e ci sarà anche l'area gialla, dove si ritireranno le buste tecniche e ci sarà la giuria che verifica le tessere degli atleti. E cosa dire più su questa gara? Il percorso secondo me è alla portata di tutti i biker, non è molto tecnico tranne qualche tratto del single track, ma è mountain bike e ci sta. E soprattutto io mi piace non tanto definirla cronoscalata, ma quanto definirla una gara in linea con partenza individuale, anche perché durante la cronoscalata ci sono molti tratti in pianura, qualche discesa, per cui non è solo ed esclusivamente salita, è tutta sotto bosco, quindi la temperatura, anche se parliamo del pomeriggio, del primo pomeriggio, è molto gradevole. Nulla, il rifugio Clan dei Ragazzi, che è qui accanto all'area di arrivo, è a vostra disposizione nel caso in cui vogliate pranzare qui, dormire qui se venite da fuori. Nulla, per quanto riguarda ulteriori informazioni, dettaglio, scaricare la traccia, regolamento, iscrizioni, sul nostro sito trovate tutti i dettagli del caso. Per chi verrà, ci vediamo domenica. Un saluto a tutti.